Per queste comunità piccole, qui, è la vita, la loro chiesetta, che hanno fatto i genitori, i progenitori con tanti, partecipato sempre. Chiudere la chiesa qui è come chiudere tutto, perché quel po' che c'è si raduna qui, per loro qui è tutto. Io vengo anche a volte di corsa quando non ne posso più, perché so quanto è importante per loro. Non conta il numero, non è che siamo tanti qua, però per loro questa è la vita, è questa. C'era la festa l'8, si mangia tutti quanti insieme. Ecco, chiudere la chiesa è un po', è inutile che gli dico provate a venire giù, ho capito, però è un po' come cancellare, no, l'identità di una comunità, ecco, praticamente è questo. Ci può fare una descrizione dei danni o comunque le parti della chiesa maggiormente colpite? Danni, qui a sinistra è tutto l'angolo, che ha preso anche un pezzo già proprio della volta, proprio lì è pericoloso, lì. Ecco, sì, ha fatto tutte le crepe. Poi in fondo sulla destra, anche lì è venuto giù tutto quanto l'angolo. Adesso proprio sono andato a vedere nella canonica di là, cavoli, sacrestia, ci sono due crepe paurose. Sacrestia, poi sono andato a vedere di sopra, ci sono i calcinacci di sopra. Il muro che dalla casa alla chiesa ha fatto i calcinacci. Adesso bisogna vedere quando piove lì, cosa succederà. Ci ha fatto danni qui sia in città che qui nella media collina. Alloggi almeno 3 chiese chiuse. Questa qui, quella delle suore teresiane qui sopra Sant'Andrea in Villis e a Monte Maggiore, sulla collina. E siamo provati, messi allerta. Siamo al tempo dei morti, quindi siamo anche con un equilibrio sul vivere e il morire. Però è certo che la gente si scoraggia un po'. Soprattutto questo colpo è stato molto molto forte stanotte, molto. Soprattutto a Fano, per un sussultorio all'inizio, mi dicono che sia stato da 100 anni con l'Adriatico il più forte, mi pare.